il parco di Via Vetrulo, abbandonato, ma ora qua abbiamo i volontari al lavoro. Buongiorno. E si è fatto veramente una bella attività, bellissimo questo spazio. È un parco che di cui non avevamo conoscenza, ma veramente piano, riserva delle sorprese, e c'è veramente da lavorare parecchio. Andiamo qua, Vincenzo. Allora, questo parco stupendo, se non fosse così degradato. Sicuramente bisogna fare qualcosa, non è possibile lasciare gli abitanti di questa zona di piano. C'è anche un anfiteatro qui, è sì, qualcosa di meraviglioso. Cose, per i bambini, per gli anziani, per i giovani. Qui abbiamo dei giovani che stamattina ci stanno dando una mano. Devo dire la verità, un gruppo di amici. E credo che sensibilizzare anche l'opinione e i cittadini del posto su questa problematica. Noi veramente oggi ci aspettavamo che l'amministrazione comunale, dopo quel video denuncia di una settimana fa, eravamo più contenti di trovarlo poi pulito, invece questo non è stato. Ma continua anche di là questo parco? Cioè sta... Sì, no, questo è la... c'è questo piccolo anfiteatro, poi lì c'è una pista di bocce. Quanti anni fa è stato realizzato questo parco? Penso parecchi anni fa, penso quando è stato costruito il parco di Vetrulo. Veramente un'area verde spettacolare, un punto di ritrovo per gli abitanti di questa zona, ma anche per fare delle iniziative pubbliche qua. Assolutamente, concerti, anche potrebbe essere utilizzato dalle associazioni culturali, diciamo dalla scuola stessa che sta qui a Trinità, ma io dico non solo Villa Fondi, ma esiste anche il parco di Vetrulo, insomma, voglio dire. Siamo picchiati al centro del viale. Vabbè.